12 euro, 10 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 euro,
20 euro, 10 e mezzo. La pesca è l'attività tradizionale su cui è nata la comunità, il Borgo Marinaro, e ancora è tra quelle attività su cui si regge una buona parte dell'economia. Abbiamo delle piccole imprese di pesca, circa 100 piccole imprese, per cui un coinvolgimento di circa 300 unità. Questa piccola pesca, caratteristica appunto di questo golfo che va da Capogallo a Punta Raisi, si basa principalmente con la pesca del tremaglio. Negli ultimi anni questa piccola pesca costiera si è andata un po' depauperando perché le risorse sono ormai sempre di meno e perché lo sfruttamento è sempre molto intenso. Ma voi tenete la vostra casa? Sono una cruce. Dodici euro. Fiscia Spada era proprio quello che portava avanti la situazione. Siamo rimasti schiavi del mare, sul senso della parola. L'amministrazione ha mirato principalmente invece sulla valorizzazione ambientale della risorsa del mare e infatti in questi ultimi anni si è battuta principalmente per la istituzione della riserva marina di Capogallo, Isola delle Femmine, che dovrebbe valorizzare dal punto di vista proprio ambientale la risorsa del mare e quindi ritornare a quell'utilizzo compatibile, controllato, che vede i pescatori all'interno di questo distretto di pesca essere gli unici fruitori della risorsa ittica e quindi la valorizzazione ambientale poi del mare. Quattro persone a bordo pagano 800.000 al mese di contributi, più l'infortunio, ci vuole 1 milione al giorno. Però siamo sempre lì, notte e giorno a zappare, anche per questo ci vuole un limite, uno non può zappare 24 ore. 12 ore fermati, perché se lei mi vuole lavare il palo a me, allora io che faccio? Aspetta che zappa, tanto sfrutto la situazione al massimo, non ci sono io, c'è l'altro che zappa, ma è così, tutto l'anno. E nel 97-98, quando la comunità europea ha attuato l'abolizione delle spadare, questa marineria aveva concentrato tanti investimenti e tante risorse sulle spadare, si è trovata ad un bivio o nella riconversione o nella demolizione, quindi nello scegliere altro tipo di attività. La maggior parte delle imprese, circa 15 su 25 imprese di pesca delle spadare, hanno demolito, hanno abbandonato le loro attività. Ne rimangono soltanto pochissime, ma con le nuove limitazioni imposte dalla legge, e si avvieranno pure alla riconversione della loro attività. 13 euro, 12 e mezzo, 12 e mezzo, 13 euro, 13 euro, c'è 13 euro, chi sono? Anche loro, via da là, 13 euro, 13 euro, 13 e mezzo, 13 e mezzo, 13 e mezzo, 13 e mezzo. Ogni cosa devi avere questo, devi avere quello, e per averlo non lo può avere manco con tutti i soldi del mondo, perché debbono e vogliono distruggere tante milioni a tonnellate e dobbiamo distruggere cose nuove, ma insomma non è un peccato, come va avanti una nazione così? Si sono creati dei paradossi per cui al centro del Mediterraneo vengono a pescare
le imprese del Giappone e in acque internazionali, e i pescatori appunto siciliani hanno dovuto soccombere su una normativa che non li ha completamente tutelati. Allora noi facciamo venire i giapponesi qua a pescare a 6 miglia dalla costa, loro si pigliano il pesce nostro e noi lo guardiamo. Intorno non è che il giapponese sa dov'è, però siccome butta 100, quasi 80 miglia di filo, loro si pigliano quello mio e quello suo e noi guardiamo. Nella nostra piccola realtà abbiamo proprio questa difficoltà a far, diciamo, culturalmente capire ai nostri pescatori che il futuro è pescaturismo, e utilizzare, diciamo, la loro storia, la loro tradizione in una ottica del turismo. Con il tempo probabilmente sì, ci arriverà, però convertire l'attività di pesca in un'attività di pescaturismo è molto difficile, proprio come cultura, come tradizione. Questa è la 18, potrebbe prendere i sarechi, potrebbe prendere la valunghe, non c'entra niente con quella. Quella è una spadara che non si può usare più. Che no, mettiamo non si può usare, noi manca volevamo usare, non vogliamo neanche sentire il nome, ma con questa che si potrebbe vivere, il sarco, la lunga, allora non si deve prendere più niente. Ora questa l'hanno portato così, una valunga da 10 kg, da 18 kg, mi dica come fa a prendere una. Certo. Che neanche questa, io ci dico il governo, ma quando la debbono fare la legge? 10 euro, 10 euro, forza 10 euro, forza 10 euro, 10 euro, 10 euro, forza 10 euro caverà, forza 10 euro caverà, forza 10, forza 10 euro, 10 euro, 10 euro, forza 10 euro caverà, ma continua a dare 10 euro, forza 10 euro, forza 10, forza 10, 10 euro, dai, dammi pure un po'. 16 euro tutti noi, 16 euro, 16 euro tutti e due, forza 16, tutti e due 16, 16 euro, 16 euro, 16 euro, forza 16, buonola, se Daniele, o voi, 8 euro, 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 15 euro, 15 euro, 15 euro, forza 15 euro, forza 15 Camerogno, 15 euro che ho ben concentrato, 15 euro chi lo vuole, 15 euro, 15 euro, forza 15 euro, forza 15 euro, 15 euro accoceramo, siamo con 15 euro, 15 euro, non lo volete, vai vendere la vostra casa e compriamo niente, vedete, e fate la macchina da un giorno, la volete?